non lo poteva fare lei, ma ci tengo a ringraziare la Proloco perché è sfuggito a te, ti sostituisco, perché ogni anno soprattutto loro si fa questa fiera per la volontà di tanti ragazzi guidati da Emanuele, ragazzi e ragazze, che ogni anno lavorano a questo evento che insomma, è frutto di sacrificio, noi lo vediamo al termine di un percorso, ma è ovviamente frutto di sacrificio. Due suggerimenti, il primo, tu l'hai detto, quest'anno avete un po' ripreso la vocazione antica dell'agricoltura e io ritengo che le fiere debbano avere una vocazione specifica, lo dicevo prima ai giornalisti che mi intervistavano, in Campania, lasciamo stare il settore vitivinicolo perché il Vinitaly è una costruzione storica che insomma, ha bisogno di decenni e decenni per arrivare a quei livelli, ma in Campania nel settore agricolo e zootecnico noi abbiamo enormi potenzialità legate soprattutto alle aree interne. La settimana scorsa si è fatta a Benevento la più grande fiera zootecnica del Mezzogiorno del Sud e questa secondo me può diventare una fiera rilevante per quanto riguarda tutto l'aspetto agricolo legato alla materia prima soprattutto, e quindi insisterei nelle future edizioni su tutto il segmento agricolo. Poi la fiera per questa era nata credo 45 anni fa. Sulla vicenda delle strutture per le quali con Ciccino discutiamo sempre di anno in anno, c'è un tema, lui l'ha detto, di anno in anno si è prolungata questa vicenda in cui si dice la politica ci deve stare vicino, le istituzioni ci devono stare vicino, vanno finanziate le opere e quant'altro. Però nel tuo discorso hai tradito l'errore di fondo che poi è stato sanato, perché la politica o le istituzioni non possono finanziare in assenza di progetti. Ora la politica ha finanziato i progetti e quindi ora che ci sono i progetti c'è la possibilità di finanziare il progetto già finanziato praticamente. Questa è la sostanza, perché non avendo completato un iter, un excursus che andava fatto, la condizione del finanziamento non c'è. Io mi auguro ovviamente, anzi oggi celebriamo i 15 anni di sindaco di Gigino, che non so se con sommo piacere o con sommo dispiacere, più piacere secondo me, lascerà questa fascia tra qualche mese a qualcun altro, anzi facciamogli un applauso perché 15 anni di sindaco. E quindi credo che alla futura amministrazione toccherà seguire l'iter poi per il finanziamento dell'ampliamento di queste strutture. Io credo che, non mi dilungo, mi fermo qua anche perché è uscito il sole, quindi uscendo fuori sicuramente farà più caldo, però insomma, non tutti i mali vengono per nuocere, l'acqua porta sempre bene, quindi auguriamoci che questa, che questa sia una fiera la più importante delle 45. Grazie a tutti.